Medival è una company che si inserisce nel settore della ricerca e dello sviluppo del farmaco, ne segue tutti gli step procedurali necessari affinché il farmaco possa essere messo sul mercato. Essenzialmente ne valuta l'efficacia terapeutica e allo stesso tempo ne valuta la tossicità. Dival svolge essenzialmente due attività. La prima attività appunto è quella della validazione del farmaco mediante l'utilizzo di modelli preclinici. La seconda attività invece è quella di ricerca, un'attività di ricerca volta ad individuare nuovi modelli preclinici sui quali poter testare farmaci e allo stesso tempo lo sviluppo stesso di farmaci, in modo particolare di anticorpi. Dival nasce dalla nostra esperienza universitaria nel campo dell'oncologia e dell'oncologia ematologica in modo particolare e dalla necessità verificata in questi ultimi decenni appunto da tutti i componenti del nostro gruppo di testare e verificare farmaci identificati dalle nostre ricerche. In base a queste esigenze ci siamo confrontati anche con tutto quello che è l'iter procedurale necessario per la brevettazione e la validazione di un farmaco e da questa nostra esperienza personale abbiamo deciso di offrire un servizio che fosse disponibile a tutte le aziende che operano nel campo della biomedicina e della farmacologia per poter appunto validare dalla A alla Z quella che è l'attività di un farmaco. Dival si rivolge ovviamente al mondo della ricerca universitaria, ma cercherà di intercettare in modo particolare quelle che sono le esigenze nel campo dell'industria farmaceutica. Questi saranno i nostri potenziali clienti, i quali necessitano ad oggi di una validazione del farmaco e un'assistenza in tutti gli step procedurali necessari. Il nostro team è composto essenzialmente da tre entità differenti. La prima, la più corposa, è quella composta dai ricercatori universitari dell'Ateneo Fiorentino che portano con sé tutto il bagaglio culturale necessario alla validazione del farmaco. A questo si aggiunge una componente privata, una company privata che è leader a livello nazionale nel settore delle nanotecnologie ed infine una componente, un ingegnere che seguirà per noi tutta la parte necessaria per il management di questa nuova company e per la ricerca delle commesse.